ci siamo lasciati prima parlando delle trasgressioni. Oggi il nostro appuntamento parla esclusivamente di adolescenza e l'epoca delle passioni tristi, che già il titolo la dice lunga. Vuole spiegare proprio questo prima delle trasgressioni, prima di entrare in merito dell'argomento? Sì, il titolo è molto eloquente, anche se non vuole essere, non vuole mettere in relazione, non è che l'adolescenza sia l'epoca delle passioni tristi. Il titolo vuole richiamare invece un dato di fatto, una realtà, diciamo, socioculturale attuale. Epoca delle passioni tristi, beh, un termine che usò Spinoza quando ha parlato di passioni tristi. Ma questo nasce anche da una constatazione, diciamo da parte di tutti quelli che lavorano o operano con gli adolescenti, no? Questa veramente assenza ormai di passioni gioiose. Cioè, queste passioni che nascono e li coltiviamo anche senza un fine, senza un motivo, proprio, come dire, per la gioiosità di fare le cose, no? Quindi hanno perso, è come se un po' hanno dentro un fuoco spento, non hanno più queste passioni vive che li rendevano e li rendono gli adolescenti forse la parte più interessante di tutta l'intera società, la parte più viva, la parte più creativa, no? Quindi Ecco, a questo. questo nasce evidentemente da una situazione attuale che è quella di questa crisi, diciamo, globale, che è crisi economica, attenzione, ma è crisi sociale, è crisi anche culturale. Noi abbiamo in qualche maniera negli ultimi tempi, che cosa abbiamo trasmesso a questi ragazzi mentre crescevano? Il futuro è nero, che non c'è alcuna possibilità di risolvere l'attuale situazione, è inutile fare cose, tanto tutto resterà immutato. Quindi questa visione, senza quasi via d'uscita, no? Ha prodotto questo atteggiamento degli adolescenti, quindi ha acuito un po' questo aspetto, per cui proprio, definiamo proprio un'epoca di passioni tristi, dove a volte noi altri li guardiamo e anziché trovare fuoco, anziché trovare incendio, anziché trovare creatività, troviamo tutto spento, troviamo quasi questo ozio, questo, come dire, che poi si traduce anche in questo chiudersi dentro le stanze. Infatti, a proposito di questo, da cosa dipende questa scelta di tanti adolescenti proprio di sentire questa esigenza di chiudersi e di isolarsi completamente dal resto del mondo? Sì, questo ci richiama a quello che stavamo dicendo, perché poi l'epoca delle passioni tristi è caratterizzato anche da questa scarsa capacità emotiva che hanno questi ragazzi. Cioè questa scarsa capacità di, come dire, di manovrare le emozioni impediscono di costruire relazioni, di costruire una rete di relazioni, come si dice, vis-à-vis, cioè non relazioni mutuate attraverso i social network, che insomma alla fine diventano cosiddette realtà virtuali, su quale poi ci possiamo anche soffermare. Ma questa abitudine dei ragazzi, che adesso è molto accentuata, di chiudersi in una loro stanza tra computer, tra i tablet, eccetera, utilizzando Facebook o tutti i tipi di social network, nasce proprio da questa incapacità. Loro in qualche maniera si difendono, avendo questa incapacità, si difendono dal punto di vista emozionale come nascondendosi dietro questi strumenti, che sono strumenti che hanno, è vero, una loro positività, ma che hanno, diciamo, un aspetto negativo nel fatto che impediscono che si costruiscano relazioni, vive, vere, insomma. Quindi si difendono anche trasgredendo. Sì, questa della trasgressione poi è una componente, è un termine che spesso viene abbinato agli adolescenti. Ma io vorrei però riflettere su questo termine, perché anche qui, come dicevo prima, quando parliamo di conflitto, noi il conflitto ci riporta a che cosa? Ci riporta a guerra, ci riporta a disastri, eccetera. La trasgressione a che cosa ci porta? Anche qui ci porta a disastri, ci porta alla ribellione, ci porta a tante cose. Io invece ci rifletterei un po'. La trasgressione è un altro strumento che gli adolescenti hanno per provare se stessi, provare quanto loro sono autonomi, hanno necessità di abbattere, diciamo, tra virgolette, diciamolo, no? L'autorità costituita. Perché gli adolescenti sono stati sempre contro lo status quo? Quando dicevo che c'è un risvolto politico,
Beh, le grandi rivoluzioni le hanno fatto loro, proprio perché hanno questa grande forza di voler trasgredire ciò che è dato, ciò che è appunto lo status quo. Quindi hanno questa grande voglia di cambiare le regole del gioco, di cambiare le carte in tavola. Di andare controcorrente. E di andare controcorrente, che è una caratteristica adolescenziale, no? Solito anche se noi riflettiamo anche nei gusti musicali, cioè basta... beh, per conoscere gli adolescenti sì, basta seguire anche queste strade. Se noi seguiamo le strade, ad esempio, della musica, ci rendiamo conto come, no? Facciamo un esempio, diciamo, abbastanza banale e pratico, ma anche l'introduzione del rap con tutte le loro questi testi molto trasgressivi, molto, no, come dire, irriverenti nei confronti del potere, insomma, ci danno un'idea di come la trasgressione non è necessariamente negativa, ma può essere anche questa una fonte di possibilità di cambiamento e di realizzazione per gli adolescenti, quindi va vista anche in questa ottica. Quindi sono fondamentalmente degli idealisti, possiamo dire, tendono comunque a spingere con forza le loro idee proprio per avere dei consensi, maggiori consensi hanno, più si dovrebbero sentire sicuri, certo, tra virgolette. Certo. Ma ricordiamo che gli adolescenti sono stati ragazzi, sono state sempre molto prese dalle idee, dalle ideologie, basta che noi ricordiamo un periodo della nostra vita, quello degli anni 60, 70, dove... sono state quelle che hanno maggiormente recepito ideologie di cambiamento, ideologie... non dimentichiamo che sono state anche fondamentali nel cambiare anche il ruolo della donna, non dimentichiamo che negli anni 60, quando si fece la cosiddetta liberazione sessuale, cioè rompendo quelli che erano i tabù dei costumi sessuali, hanno, come dire, messo, come dire, davanti alla società il problema della donna e quindi il problema del rispetto dei diritti della donna e quindi il rispetto dei diritti delle persone. E in questo loro atteggiamento può essere vista anche una sorta di provocazione che gli adolescenti fanno al mondo degli adulti? Assolutamente sì, loro attraverso questa cosa ti mettono alla prova, vogliono vedere fino a che punto sono in grado di metterti in difficoltà. E sicuramente è una lotta, ma come dicevo prima è un po' una lotta di identificazione, quindi loro hanno necessità di avere qualcuno davanti. La cosa terribile è quando non hanno nessuno davanti con cui entrare in conflitto, perché ad esempio in alcuni casi gli adulti, sia insegnanti, genitori eccetera, adottano delle modalità di rapporto che non consentono all'adolescente di entrare in conflitto. Quindi sono proprio i genitori che alcuni genitori che respingono il conflitto, proprio forse per timore di dover affrontare delle problematiche più grandi di loro, tra virgolette. Sì, io devo dire una cosa, io ho una lunga esperienza di lavoro nelle scuole, quindi ho una lunga esperienza di lavoro con i ragazzi, sto parlando di ragazzi nelle scuole superiori, dai 14 ai 18 anni, insomma. In questa lunga esperienza ho imparato, devo dire, molto, molto da loro, insomma, no? Ma una cosa che abbiamo fatto e che devo dire sono molto contento, perché poi nel tempo mi sono reso conto che ci sono stati risultati positivi, è quello di insegnare ai ragazzi ad esprimere la propria rabbia, le proprie difficoltà, il proprio conflitto col mondo degli adulti in un modo positivo, no? E quando parliamo di comunicazione efficace, quando parliamo, mi viene in mente l'idea di una situazione dove, come dire, ho suggerito a un ragazzo di esprimere all'insegnante una sua difficoltà, ma di esprimerlo in prima persona, cioè di dire io sono a disagio perché è successo questo. E questo ragazzo è ritornato molto contento perché dice per la prima volta l'insegnante mi ha ascoltato. Quindi noi dobbiamo anche, come dire, aiutare loro ad esprimere, non a reprimere la rabbia, non a reprimere il conflitto, ma aiutare a fare sì che la loro rabbia e il loro conflitto lo traducono in una risorsa, in un fatto positivo. Quindi creare un ponte tra l'adulto e l'adolescente, un ponte di fiducia. Credo che questo è un compito molto importante da parte degli operatori che hanno a che fare con gli adolescenti, gli operatori sanitari, ma anche degli insegnanti. Cioè sono i luoghi dove veramente si può insegnare molto. E qui magari ci torneremo, magari facciamo una puntata ad hoc, cioè nel senso di quando parleremo di intelligenza emotiva. Noi dobbiamo fare un grande lavoro adesso sociale, culturale, per riportare
le persone a veramente a riconoscere il proprio stato emotivo, a governarlo, e questo diventa fondamentale per tutta la società. Sicuramente un tema molto importante degli adolescenti è anche l'innamoramento e la sessualità. Sì, quando dicevo prima, in questi cambiamenti molto forti che subiscono durante l'adolescenza anche dal punto di vista fisico, dicevo che c'è l'affermazione di quelle che sono le caratteristiche sessuali, quindi si completano quelle che sono ad esempio le caratteristiche sessuali secondarie. I genitali assumono ad esempio la dimensione da adulti, quindi si completa questo percorso fisiologico, no? Ma questo produce anche un cambiamento ormonale, per cui nell'adolescenza si comincia ad avvertire molto di più il desiderio sessuale. E qui entriamo in un altro campo dove noi veramente abbiamo fatto molto poco, dalle esperienze che io nelle scuole, da ciò che ho appreso dai ragazzi, sono veramente molto poco informati, non sanno gestire non tanto la parte fisica, la parte fisiologica, perché lì gli diamo i libri, leggono, facciamo le lezioni, quanto gestire questa cosa sul piano emotivo relazionale. Quindi anche qui dobbiamo fare un grande lavoro, soprattutto togliendo i tabù rispetto a questo problema. Non dimentichiamo che in nessuna situazione si parla di sesso con i ragazzi, che nelle famiglie non se ne parla, nella scuola men che meno. Quindi loro tutto quello che sanno lo sanno attraverso ciò che si raccontano tra di loro e attraverso la pornografia. Questo è quello che viene fuori. Perché non c'è nessuna agenzia educativa si occupa di questo problema. Noi in passato abbiamo fatto degli incontri a scuola, non a caso l'abbiamo chiamato educazione alla sessualità ed affettività, quindi abbiamo messo in campo non solo l'aspetto fisico, se sono anche l'aspetto emotivo, quindi questa è un'altra questione, no. Loro non sanno gestire molto bene la parte emotiva. L'innamoramento è io dico sempre una battuta che poi battuta non è, dico sempre che l'innamoramento è una situazione similpatologica. Perché dico questo? Perché quando i ragazzi si innamorano, diciamo che l'innamoramento in genere anche gli adulti, ma quando si innamorano perdono, come dire, il senso di critica, non hanno più, come dire, la capacità di leggere la realtà per così com'è. Quindi si trovano in una fase di sperimentazione. Di sperimentazione, quindi dobbiamo educarli anche a fargli capire che l'innamoramento è bello e bellissimo, che è una fase, come dire, propedeutica poi all'amore adulto maturo, no? Cioè non dobbiamo fargli passare l'idea che quella l'innamoramento è uno stato continuo e perenne della nostra vita emotiva. Non è così. È perché molti adolescenti vivono questo proprio in maniera amplificata, quindi la prendono veramente sul serio la cosa, nel senso che addirittura arrivano a stare male fisicamente quando non vengono o non hanno un approccio corretto con l'altro sesso, diciamo. Oppure addirittura si sentono rifiutati, che ancora... Sì. Peggio, diciamo, proprio perché non accettano questo tipo di realtà, ecco, ma certo. Loro sono costruiti una... Certo, molto spesso vivono male queste relazioni, no? E sono, come dire, io mi piace usare questo tema, li chiamo prove tecniche di trasmissione, cioè nel senso che cominciano ad imparare come rapportarsi. Naturalmente in questo problema si innestano una serie di questioni molto serie. E quando noi troviamo adolescenti nel mio lavoro di terapeuta, trovo adolescenti che sono disperati, ma disperati e stanno veramente male perché sono stati, che ne so, lasciati dal ragazzo o dalla ragazza, e non sanno accettare la perdita, non sanno accettare la frustrazione della perdita, insomma. Quindi, e qui si innesta una questione di personalità, si innesta una questione individuale, diciamo, no? Dove l'amore è fatto anche di questo, l'amore è fatto anche di perdita. Beh, insomma, Gibran ci diceva, no? Come vi incorona così vi crocifigge, quindi loro molto spesso poi succedono leggiamo nelle cronache quando, non so, negli ultimi tempi il ragazzo che ha sfigurato la ragazza perché l'aveva lasciato, l'altro che l'ha ammazzata di fatto, cioè nel senso che... Quindi manca un'educazione. Ma certo, perché affettiva. Non il discorso che dicevamo prima,
non c'è educazione emotiva, per cui loro non sanno gestire un'emozione di disperazione, non sanno sopportare la perdita, l'abbandono, non sanno affrontare il rifiuto e quindi hanno reazioni che vanno dalle reazioni più, diciamo, accettabili fino a reazioni gravissime come questi episodi che ogni tanto leggiamo. Ma è una questione caratteriale o è proprio tipico di alcuni soggetti, senza entrare vabbè, ovviamente nel sì, no, 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 ma sicuramente è un problema di personalità. Non volendo annoiare, ma richiamo uno studio di Bowlby. Bowlby è uno psicologo americano che ha fatto uno studio, tra l'altro ha pubblicato 3 volumi molto interessanti, si chiamano Attaccamento e Separazione, dove ha collegato questo tipo di dinamiche, no? Degli adolescenti, delle cose, li ha collegate ai primi 3 mesi, o diciamo allunghiamolo ancora, i primi 3 anni di vita. Cioè lui ha dimostrato con una ricerca che tutti i ragazzi che hanno avuto un'infanzia, una prima infanzia, dove si sono sentiti accettati e amati, come dicevo prima, incondizionatamente, protetti, sopporteranno molto meglio eventuali perdite, eventuali abbandoni, eventuali dolori, chiamiamolo così, amorosi. E, tra l'altro, non instaurano quell'altra situazione che noi riteniamo patologica, che è quella della gelosia. Quando invece ci sono bambini, per varie ragioni, da una madre anaffettiva o a situazioni logistiche particolari, non vivono un'esperienza dove si sentono amati, accettati e protetti, da adulti instaurano questo tipo di, da adulti, da adolescenti e poi da adulti, questa difficoltà a gestire le relazioni amorose. E, per completare il discorso, quando incontravo i ragazzi, mi ricordo, feci un incontro con terza e quarta di un liceo sul tema della gelosia. Io ancora conservo gli scritti di questi, ne avevo fatto scrivere le loro idee sulla gelosia e sono rimasto sbalordito di come la gelosia è molto presente. Ecco, cosa scrivevano? No, scrivevano, a parte l'accettare molte, come dire, allora da questi scritti viene fuori un grosso condizionamento culturale del luogo, qui da noi è così, insomma, loro, molti di loro dicono: la mia ragazza non può uscire da sola, deve uscire con i miei parenti o con me, insomma, per dire, oppure faceva un'osservazione su come cioè dovevano decidere come si veste o non si veste, non può usare la gonna troppo corta, eccetera, e poi la ricorrente idea, la ragazza è mia, soprattutto i ragazzi. C'è questa idea di possessività da parte, sì. Spesso è la possessività nasce proprio da questo, da questa difficoltà. E anche qui la crescita da questo punto di vista, come dire, trova grande difficoltà, perché no, né le agenzie educative né la società in genere aiuta i ragazzi a comprendere come gestire queste relazioni. È come il discorso che facevamo quando andavamo nelle quinte a spiegare come funziona la coppia. Cioè, tutti i ragazzi che poi entrano in relazione di coppia e non sanno ben poco, cioè non hanno l'idea realistica di che cos'è una vita di coppia. Una vita di coppia non è come ci viene detto dai baci perugina. Magari affrontano il problema con un certo pudore, una certa vergogna di fronte ad una lezione di sessualità, un adolescente prova vergogna. Io ho riscontrato che provano più vergogna quando si parla di sentimenti che quando si parla di sesso esplicito. Sicuramente oggigiorno con le nuove tecnologie siamo bombardati da miliardi di immagini, di informazione, questa vergogna può venire meno, però troviamo anche alcuni adolescenti che hanno un certo pudore, non tutti gli adolescenti sono uguali, ecco. Ma voglio dire, è paradossale se noi immaginiamo che gli adolescenti hanno questi problemi nel momento in cui viviamo un periodo di estrema libertà di costumi, no? E quindi è veramente paradossale, insomma, un momento in cui nella società c'è una libertà di costumi anche sessuali notevoli, eppure riscontriamo numerosissimi tabù da questo punto di vista. Soprattutto, torno a ripetere, sul piano della relazione emotiva con l'altro. Quindi
Sembra infatti che non esista, che siamo tornati indietro, paradossalmente loro essendo giovani dovrebbero dare più una visione futuristica, insomma, dei... E invece sembra che proprio riprendano dei concetti abbastanza antiquati per esempio. No, loro sono spugne. Sì, beh, certo. Cioè non è che possiamo dire che loro sono tornati indietro, loro assorbono quello che in questo momento il nostro sistema sociale e culturale pone, cioè gli pone loro davanti. Quindi loro assorbono molto di quello che c'è attorno. E se noi siamo passati, no, dall'efficientismo, dall'economicismo, diciamo così, dove tutto si risolve con l'economia, quando vivono in una società dove governa l'economia e non più la politica e i bisogni della gente, insomma, poi non ci dobbiamo meravigliare che questi ragazzi sembrano essere tornati indietro. Ma la responsabilità non è loro, insomma, che insomma la responsabilità è nostra. Quindi non siamo riusciti ancora a costruire una società sui bisogni della gente, anziché sulla questa economia che diventa come una specie di grande fratello che governa tutto. Infatti vanno sempre alla ricerca più o meno, insomma, dell'ultimo modello di cellulare, dell'ultima PlayStation, di tutte queste forse forme di protezione che loro possono usare per estraniarsi dalle paure, delle delusioni che può provocare, insomma, il mondo esterno. Sì, questo è il messaggio che gli abbiamo mandato: tutto ciò che non funziona lo buttiamo e prendiamo l'ultimo modello. E attenzione, questo funziona pure con le persone. Questa è la tragedia di adesso. Funziona così, cioè nel senso, una cosa non funziona, non la ripariamo, la buttiamo. E questo nasce da un sistema di consumismo esasperato. Quindi loro sono, come dire, l'espressione, se noi vogliamo analizzare bene una società, analizziamo gli adolescenti, ci danno molti spunti per capire dove siamo. Quindi il ruolo dei genitori è fondamentale, ma molto spesso i figli si ribellano ai genitori, non vogliono identificarsi loro, quindi non si rivedono magari nella figura della madre o nella figura del padre. Cosa scatta nella mente di un adolescente? Ma dicevo prima, no, che per certi versi è un processo normale, che è questo dell'identificazione, del costruire una propria identità che sia diversa da quella dei genitori. Questo passaggio, anche quello che chiamiamo lo svincolo, no, passa anche attraverso l'abbattere, diciamo, così teoricamente, la figura dei genitori, no? Non dimentichiamo che rappresentano, Freud li inseriva in questo grande, nel superio, cioè rappresenta, come dire, le regole, rappresentano l'autorità, il potere, e gli adolescenti hanno bisogno di andare contro le autorità, contro il potere, contro le regole per identificarsi, per dire io sono altro. L'impegno, la difficoltà nostra dei genitori è quella di accompagnarli attraverso questo percorso senza che diventino devastanti. Se invece qualcuno dei figli si identifica in una, anche troppo magari, in maniera eccessiva, in una figura, addirittura idolatrandola magari, di un genitore, quali sono i pericoli, i rischi di tutto questo? I rischi sono per certi versi identici, perché poi sono due aspetti: l'eccessivo contrasto verso i genitori e l'eccessiva identificazione, appiattimento sulle figure genitoriali, ovviamente sono due situazioni dove non si creano situazioni di crescita degli adolescenti. Quindi nell'uno e nell'altro caso, insomma, è vero che ci deve essere il conflitto, è vero che bisogna che i figli per antonomasia contestano i genitori, ma dicevo prima, sono generazioni abbastanza lontane. Noi siamo cresciuti ad esempio in un mondo completamente diverso, io sono cresciuto in un mondo ma veramente completamente diverso da quello dove stanno crescendo i miei figli, quindi è evidente che tra me e loro ci deve essere contrasto, no? Ed è giusto che loro cerchino la loro autonomia anche rifiutando la nostra figura. Io dico sempre che tra genitore e figlio a un certo punto bisogna lasciarsi per ritrovarsi poi
in un contesto adulto-adulto, dove deve vigere l'affetto, dove deve vigere il sostegno, il mutuo soccorso, dove deve vigere un altro tipo. Cioè la relazione con il genitore non può essere uguale. Prima c'è un rapporto adulto-adolescente. Quando il figlio cresce, allora c'è necessità di uno stacco, c'è necessità di uno svincolo da queste cose. Quindi devono perdersi per poi ritrovarsi in un contesto di sana affettività. Insomma, questo. A proposito, quando un genitore finisce di fare il genitore e comincia a diventare un amico, perché si sente parlare anche molto spesso i genitori che vogliono fare gli amici, si vogliono quasi essere al pari dei propri figli. È corretto tutto ciò oppure... No, no, non vedo molto di buon occhio questa cosa, ma l'avevo detto prima, no? Il fatto che i genitori non devono correre il rischio di tentare di fare gli amici dei figli, perché molto spesso, diciamo, lo scopo anche inconscio che c'è in questo tipo di atteggiamento è quello di essere intrusivi nella vita dei figli, voler sapere tutto, voler sapere, no, come si muovono i figli, eccetera. Io non credo in questo tipo di relazione. I genitori non devono essere amici dei figli. Se per amicizia si intende quello che noi intendiamo comunemente, un'amicizia tra ragazze coetanee, eccetera. No. I genitori devono fare i genitori. Non credo. Ma torno a ripetere, ho raccontato l'episodio di quel ragazzo, ma in molti dicono così. Se voi parlate con gli adolescenti non vogliono avere i genitori amici, vogliono avere i genitori. Quindi come avviene il distacco dalla famiglia con gli adolescenti? Adolescenti e distacco può essere graduale? Ma certo è graduale, non è che noi diciamo che il distacco, lo svincolo avviene, c'è una data per cui dice dal giorno dopo sono staccato, no, è progressivo, dove l'adolescente man mano che cresce e diventa adulto assume responsabilità, quindi assume autonomia, e questo in genere si verifica, questa fase finale in genere, quando si va all'università o si comincia a lavorare, insomma. Allora si comincia ad assumere l'idea di avere su di sé la responsabilità sociale, no? Sono un componente di questa società, ho delle responsabilità, ho delle regole che devo rispettare. Quindi dei piccoli passi verso la maturità. Verso la libertà, quella che ieri sera chiamava Benigni, no? Cioè molto... Sì. E non molti la vogliono perché la libertà è impegno, la libertà è faticosa. È faticosa, sì. Molti contrasti iniziano proprio sui banchi di scuola, nel senso tra genitori e figli e adolescenti, perché molti genitori tendono a imporre ai propri figli, insomma, il valore a tutti i costi, insomma, dello studio, del lavoro. Molti, naturalmente sappiamo che le costrizioni, insomma, non è che sono sempre favorevoli. E quindi noi parlo anche io come genitore, ovviamente, tendiamo a reprimere soprattutto per lo studio, perché lo vediamo come un valore, insomma, importantissimo, imprescindibile, proprio per un futuro. Però molti adolescenti è come se facessero proprio l'opposto a quello che dicono, cioè si dice sempre studia perché lo studio, e la vedono appunto come una predica, come ha detto lei. Sì, la questione dello studio è una questione piuttosto complessa, perché comincia con la scuola elementare, dove i bambini sperimentano per la prima volta l'impegno, sperimentano ad esempio le regole degli orari, le regole dei compiti, eccetera, quindi ha a che vedere con la capacità di introiettare queste responsabilità. L'adolescente molto spesso, allora l'apprendimento è molto spesso, diciamo, influenzato dalla situazione emotiva dell'adolescente. Noi ci ritroviamo ad esempio a scuola, ci sono adolescenti, sono bravissimi e all'improvviso cominciano a non rendere più come prima, e lì dobbiamo chiederci che cosa sta succedendo. Quindi il discorso, diciamo, dello studio dipende moltissimo dalla condizione emotiva, dalla condizione relazionale dell'adolescente. Sì, qualche volta viene anche utilizzato come contrasto con i genitori, tu vuoi che studio, io non studio, ma insomma io credo che il più delle volte, anche perché la capacità di concentrazione e attenzione di cui ha bisogno un ragazzo per studiare ed apprendere, richiede una situazione emotiva serena, non può richiedere, faccio un esempio in positivo, cioè voglio dire, nel senso che capitano ragazzi si innamorano, figuriamoci se quello bada a studiare, insomma, in quel momento è, no, nella fase
diciamo, più acuta di questa malattia. Certo, facciamo una breve pausa, ovviamente, perché è arrivato il momento di fare una breve pausa, e poi ovviamente ci ritorneremo a parlare con il nostro psicologo, a tra poco.